In politica estera noi abbiamo fortunatamente solo una unità sostanziale nel caso ucraino. Nel resto della politica estera la scomposizione europea è sempre stata drammatica. Dalla guerra in Iraq a quella in Libia non ha mai avuto una unità di politica estera. E con questo abbiamo perso il ruolo nel mondo e soprattutto abbiamo perso il ruolo nel Mediterraneo. Quindi l'Ucraina ha riportato unità con la doverosa scelta di essere alleata degli Stati Uniti in difesa dell'Ucraina aggredita, senza una capacità propositiva da parte europea. Senza nessuna proposta europea concordata e quindi nessun ruolo nemmeno per le iniziative di pace. Quando penso che ha avuto più iniziative di pace la Turchia dell'Unione Europea, devo dire che per questo sia chiaro che il nostro primo grande obiettivo è di creare una politica estera comune e una difesa comune. Non però solo il ruolo di superpotenza tra le grandi potenze, ma per avere nel mondo la forza di portare avanti il ruolo di equilibrio e di moderazione che è compito dell'Europa e che è indispensabile per la pace. L'Europa è stata definita non da parte dei nostri nemici, ma da parte dei nostri amici, un gigante economico, un nano politico e un verme militare. Ecco, attenzione, una definizione cruda, ma questo significa che noi non dobbiamo, non possiamo essere solo una, anche se dobbiamo essere fedeli ai nostri amici, non possiamo essere solo un vassallo fedele, ma un alleato fedele, capace di costruire una politica unitaria in difesa dei nostri diritti e anche dei nostri interessi.